no, hanno detto proprio ragioni diverse. Cos'è che gli hai risposto? Quando gli ho detto di Milano Marittima. Di Milano Marittima. Esatto. Hanno messo proprio la lingua in fuori e hanno detto ma... Lingua in bocca? Ma te sei veramente di Milano Marittima? Ma uomini o donne? No, uomini! No, vabbè, oh! Beh, ma che brutto frotto! Era di due uomini! Leo di due uomini! Due uomini! Due uomini! Allora... Allora io ho detto, ma voi a Mantova come siete messi? Male. Come siete messi? Allora io... Non ti ha picchiato dopo gli No, non mi ha picchiato. Io l'avrei preso le politure. Mi hanno detto... Quanto c'è di vero in questo racconto? No. Oh. 0%. Micchi, te lo giuro. Vago a roba di verità. Micchi, te lo giuro. Micchi, addirittura adesso ha una... Cioè, adesso è il tuo migliore amico. Michele, dai. Vabbè, ma ti scherzo il cartello, puoi chiamarmi come vuoi. Michele, Miguel. Cosa mi hanno detto secondo te? Che sei un coglione. No. Io quando gli ho detto di che sono di Milano Marittima, allora secondo te cosa mi hanno detto? Che sei in giro da Ferragosto. No, mi hanno chiesto. Ma cosa ci fai qua? La Villa Pampetta. Cosa ci fai qua? Ma hanno detto cosa ci fai qua? Io ho detto sono qua. No, io ho detto sono qua perché dei miei amici di Mantova sono venuti a Milano Marittima. Gli ho detto quello. E cosa c'è? Esattamente la verità. Ma c'è di affascinante questa storia. E loro ma alla fine ci siamo messi a parlare di qua. Ci siamo messi a parlare di qua e di là e poi gli ho detto ma voi a Mantova come siete messi? Avete delle storie? Delle storie, come dice Bruco, avete delle storie? Fumate i paglioni, gli ho detto così. Avete un paglione per me? Io ho detto così, avete un paglione per me, non lo so, quando finisco sta serata avete un paglione per me. E loro mi hanno detto di sì. Mi hanno detto di sì, ok? Mi hanno detto di sì. Allora mi fanno, va bene, sì. Ce l'abbiamo. Sto 10 minuti, aspetta, ma detto sì, ce l'abbiamo. Allora io ho infilato la tasca che mi immagino. Intervista. Come stai? No. Ce l'hai. Stai fermo. E lì quello lì. Prima no. Ero uscito una Stolfi alle 5. Buono. Ho fatto il giro dei bar. No, vedi dell'acqua. Focalizziamo, è importante. Focalizziamo la sua storia. È importante. È molto importante. È molto importante. La GoPro, l'avevo detto. Ho bisogno di un paglione. E cosa vuol dire un paglione? Inquadra Bruco. Inquadra ancora. Non è italiano. Un paglione. Quando noi andiamo al mascara. Allora dopo lo postiamo al mascara. Un paglione. Sei zitto, coglione. Un paglione. Cercava di incontrare questo pallone. Un paglione. Un paglione. Bruco, è inutile che fa lo schizzinoso. Sei il Matteo, fai un po' te.
un paglione, cos'è? Un paglione. Buono quel vino, eh? Sì. È più buono. È più buono. Di cosa? Allora, il vino è più buono di sta pasta. Al vino è più buono della pasta. Sì. Ci sta? No, non ci sta. Lui è l'intenditore, lui. Secondo te il vino è più buono? Di chi? Di questa. Sì. Sì. Qua, un quadro, no? Lui è di Mascara. No, non di Mascara. Mascara? No, non è di Mascara. È di, secondo te lui è di Mantova? È di Mantova. E secondo te lui questo personaggio qua, secondo te lui lui chi è? Lui è il fratello del nostro amico. E secondo te lui cosa vorrebbe dire in merito a noi? Che il vino è peggio di quello che mangiamo. Dillo. Vino è sempre peggio. Vino è peggio. Perché qua a Mantova regna il vino. È questo che regna, il vino. Tasca l'ha infilata, nel culo te l'ha messo. No, non me l'ha messo nel culo. Oh, Alan, secondo te io sono stronzo e gli dico, ah, va bene, dammi la marijuana. Adesso andiamo dall'amico che tranquillo. Chi? Devi chiedergli da perro. Adesso sì, direi che... No. Ma chi te l'ha data, perro? Ah, degli stronzi qua per 5 euro mi hanno dato sto fagotto. Ma c'è canna. Cosa c'è dentro? Una canna. Una? God knows.
Ferro! Oh, oh. A sacco dove siete? No, no, bruco, bruco! No, dai, oh! Bruco! Grande Franci! Yeah. Ragazzi, non fate questi scherzi! Ma come dai? Sono in macchina, stiamo guidando, stiamo tornando. Mantova. Tutto ok.